Se volete altri video del genere, ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti cosa devo mangiare nel prossimo video di Fortnite e ovviamente vittoria reale. Ragazzi, il 13 dicembre del 2016 io e Suri abbiamo realizzato sul secondo canale un video dove mentre mangiavamo la pasta giocavamo a Clash Royale. E andiamo! Che ci faccio qui, Stefano? Non so cosa ci venga per me a mangiare la pasta mentre giochiamo a Clash Royale, ma ho trovato un bambino in bagno. Ho pensato, per quale motivo non potrei realizzarne un altro uguale però su Fortnite mangiando il sushi? E infatti è esattamente quello che ho fatto. Ho comprato un barile di sushi, non sto scherzando, e adesso ce lo andiamo a mangiare mentre facciamo una bella partita. Voilà. Dove sono i miei Gunkan? Ah, ecco. Senza Gunkan non andavamo da nessuna parte. Già che ci sono, vi ricordo di partecipare all'evento del Mates and Friends il 1° giugno al Fabric di Milano. Trovate tutte le informazioni qua sotto in descrizione. Qua dentro c'è la zuppa di miso, quindi iniziamo ad aprirla. Il che rende anche il tutto un po' pericoloso, se ci pensate, considerando che sto aprendo dei liquidi accanto alla tastiera. Surry non farebbe mai niente del genere, ve lo garantisco. Eccoci, caduta della soia sulla tastiera. Ovviamente l'obiettivo sarà provare a vincere la partita, il che rende tutto molto più complicato. Questi fagiolini sono buonissimi. Ma non perdiamoci in chiacchiere, perché deve essere un video gameplay. Quindi immediatamente andiamo in partita. E immediatamente mi sa che io prendo un nigiri e lo puccio subito. Al sicuro. Raga, se non vinco con la potenza del sushi non vinco più. Quanto è buona la zuppa di miso. Ho iniziato ad apprezzarla solamente da poco tempo. E la zuppa di miso se n'è andata allegramente. Allora, prendo un po' di wasabi, lo metto nel ciotolino della soia, così i condimenti saranno più buoni, molto più buoni. Io direi di atterrare in un posto che conosciamo bene, Picco Polare. Conosciamo bene il palazzo, quindi stiamo qua, tranquilli che andrà tutto bene. Pistolina silenziata non è male all'inizio, così non ci sentono. Le pistoline doppie sono il nuovo metagame della season 9, fidatevi di me. C'è qualcuno? Mi piazzava il muro, ok. Bene, iniziamo alla grande. Ma non è detto che deve funzionare per forza, eh. Io ci provo, eccoci. Appunto. Raga, non giocate mentre siete al computer, mi raccomando. Non fate come me, come sporcare il tavolo da lavoro e la scrivania per giocare a Fortnite mentre si cena. Però mangiare il sushi non significa giocare male. Adesso dobbiamo vincere, raga. Se non vinco, questo video non lo carico. Ascoltatemi bene. Fidatevi, questa è la volta buona. Picco Polare di nuovo. Atterraggio non malissimo, eh. Direi che possiamo intanto fare un fail. C'è qualcuno che è sotto di noi, credo. Sembra sotto. Quindi mentre adesso vado a cercarlo dovrei prendere questo qui e mangiarmi un nigiri. Cassa. Ecco la pozione al 50 che ci voleva. Hanno preso una cesta e se ne sono andati via. Non so il motivo sinceramente. Abbiamo il deltaplano, quindi non abbiamo fretta. Vediamo un po'. Ui, addirittura il pompa nuovo. Questa ci voleva proprio, ragazzi. È il momento. Posso mangiarmi un Gunkan adesso. Puccia, salta. Ok. Mitraglietta blu interessante, visto il pompa ce l'ho già. E le impulso non mi interessano. Su un pappa, su un pappa, su un pappa. Se mi cecchinano me lo merito. Eccoci. Qualcuno ci ha presi di mira. Molto bene. Allora, dammi questa cappa qua che ci divertiamo. Peccati sta slurp. Adesso esco e ti pusho bene bene. Dove sei? Uno è andato. E due andate. Let's go. Grande vittoria, grande baldoria. Va bene. Abbiamo fatti fuori entrambi. Due uccisioni. Mi sono cagato un po' sotto. Mi merito un pezzettino di sushi, dai. Buttalo lì dentro. Allora, finché ci sono questi combattimenti devo concentrarmi. Ovviamente è un po' un problema mangiare sushi. Poi nei momenti di calma, come vedete, facciamo tutto. All'inizio non pensavo fossero due. Poi quando è comparso il secondo ho detto vabbè, ben venga, due uccisioni. Tanto chi cecchinerà mai il povero Stepney che sta in cima al Picco Polare? Molti dicono che anche il TAC blu adesso sia un fucile a pompa molto forte. Io sto considerando l'idea di prenderlo, ma non ne sono sicuro. Basta, è l'ora di andare, è arrivata la tempesta. Mi mangio un roll. Questo qua, che non si vede, va a fangala. Siamo carichissimi di materiali e sushi per vincere questa partita. Prendiamo quello nuovo di pompa, va. Niente tac, anzi, non lo so, ma basta, andiamo. Sarebbe stato molto divertente essersi dimenticati di nuovo del deltaplano. Comunque, c'è uno sotto di noi, ma non ci interessa, sinceramente. C'è qualcuno che sta salendo.
molto interessante. Non so se mi ha visto, sembrerebbe di no. Ha un fucile a cecchino, quindi aspettiamo a far casino, avviciniamoci. Nel caso lui scendesse da questa montagnola, avremmo un vantaggio assurdo per poi vincere il combattimento. Io nel dubbio mangio un nigiri, lui a bollo e via. L'ho dovuto colpire perché mi ha visto. Non si fa. Ciao amichetto. Aveva un launchpad che non ci interessa per ora. Però i materiali assolutamente sì. C'è un'altra persona. È una sfera e sta cercando di andare sopra la montagna. Beh, dobbiamo impedirglielo, raga. Assolutamente, l'ha tirata giù. Il bloom è incredibile. No, vabbè, non ho parole. Facciamo finta di niente. Andiamo avanti. Che c'è il sushi che ci aspetta. Stanno sparando sotto di me. Help. Ok. Non male come approccio. Ah, è fuori? Ok, sta arrivando, eh. Via. Non male, non male, Step. Ce la puoi fare. Mi sparano anche da lontano, però, che ingiustizia. Sei dentro casa, è appena caduto tutto di sotto. Bene. Ottimo. Arrivando in casa. Bravissimo, sei un genio. Raga, cosa gli ho fatto a questo tipo? Scusatemi. Cosa gli ho fatto che non ci ha capito più niente? Torniamo al massimo. Wow, è stato un combattimento davvero all'ultimo sangue. All'ultimo pezzo di sushi mi stava per cadere. E invece lo abbiamo salvato. Lo sapevo che c'era un falò da qualche parte. Così abbiamo anche i 10 punti di vita che ci mancavano senza aver sprecato il falò nostro. C'è qualcuno, eh? Sarebbe incredibile trovare una pozione a 50 quad... Ok. Questa raga potrebbe cambiare le sorti della partita, eh? Cosa? Dove? Quando? Perché? Non so perché io abbia fatto partire il falò, non volevo in realtà. Sono incastrato! No, non si fa. Ok. Chi l'avrebbe mai detto che con la stessa torretta avrei ucciso un'altra persona, raga? Io mai, sinceramente. Outplayato, bello. Riprovaci la prossima volta, va? 6 uccisioni, 6 ancora in vita. Raga, se vinco davvero questa partita dove mangio il sushi, manca poco, mi rovescio tutto addosso, vola tutto. Si è scaricata la videocamera, mannaggia. Vediamoci bene qua dentro. Apri lo scu... Come fuori? Come fuori? Ma ti pare normale che mi lasci il lanciamissili fuori con 50 di scudo? Adesso dobbiamo riscattarci, Serve una kill col cecchino! Siamo anche in zona sicura qua, attenzione! Pure l'altro! Ma cosa sta succedendo? Mangia, mangia! Tutto completamente a caso. A caso siamo anche in zona sicura, mancano 2 persone. Di solito ce l'ho sempre a portata di mano, stavolta no, peccato. Dove vuoi andare, amico? Devi stare calmo, devi stare calmissimo. Si è agitato tantissimo, raga, Si è attaccato a questo albero. Ma l'albero durerà ancora poco. Dobbiamo andare in zona sicura, dai. Poco da fare. Gli stanno sparando però, dov'è? L'ho visto, l'ho visto. No! Non è vero. Non è vero! Morto dalla tempesta perché toglieva un casino. Rovinata la partita così, non ci credo. Sono anche tagliato. Come? Lancia missili nei denti! Non è vero. Che peccato, raga. Non ci meritavamo di morire. Questo ha fatto 2 uccisioni. Se c'è una cosa che odio di Fortnite è che basta un colpo di lancia missili e ti rovina un'intera partita. E lo sto pagando sempre sulla mia pelle però questa cosa. Non mi va più. Finiamo di mangiare a questo punto. C'ho lo zenzero che non mangiavo mai all'inizio, però ho iniziato ad apprezzarlo. Marco Togno aveva ragione, prima o poi ti innamori dello zenzero. Arriva quel momento della tua vita in cui inizi ad amarlo, non sai perché. È un peccato sprecare il cibo, quando si ordina si mangia. L'ultimo pezzo di sashimi, ragazzi, santificato. Col tavolo sporco di soia e sushi, ce ne andiamo nel nuovo avamposto al vulcano. C'è subito una chest qua sopra. Ok, prendilo di mira. Ucciso uno, let's go. Ah, fermo, fermo. Bello lì.
Bella la siratina ci stava qui, per recuperare le pozioni che stava puntando lui. Questa cosa cambierà tantissimo tutto. Se non avessimo avuto cure sarebbe stato un bel problema. E se lui avesse avuto questo scudo saremmo morti completamente. Due scudini. L'R è scarico. Adesso andiamo di precisione. Sta arrivando qualcuno. Non so se vedete ma sta costruendo là sopra. No, disastro. Dove vai? Chi è che mi sparava? Chi è l'altro? Quello laggiù in fondo. Beh, non c'è più. Cambio pompa. Tengo la mitraglietta. E poi riprendo le band. Yeah! La cosa fighissima della nuova season è che ora passi da un punto a un altro senza accorgertene. C'è questa metropolitana volante, incredibile. Puoi spostarti ovunque vuoi nella mappa. Tipo lui adesso, noi lo seguiamo per sicurezza. Dove stai andando, piccoletto? Dove vai? Guarda che ti vengo a prendere, non è un problema. Che culo che hai. 29 preso. Troppo veloce, raga. Arrivando qualcun altro. 38 blu. Ciao amico. Mi spiace tantissimo, però era necessario. Abbiamo perso quello che stava scappando. Eccoci. Abbiamo perso anche questa vita che non mi meritavo di perdere. Mannaggia. Qualcuno sta scappando con un launchpad. Dove vai? Non puoi andare lontanissimo, amico mio. Stai qua con noi, amichetto, dai. Morto la tempesta, ok. Devo andarmene di qua subito. Devo cercare di perdere meno vita possibile, anche se non sembrerebbe possibile. Scudino, questo qui è morto, mi ha dato anche la kill. Questa è una seconda occasione, Ho perso la pistolina, ma non importa. Mi ero reso conto che la tempesta fosse praticamente dietro di noi. Vabbè, non importa. Eccoci. A te. Sto venendo qua. Ma per cosa vuoi? Cosa? No, mannaggia. Sta arrivando la tempesta e sta arrivando lui. Sono morto, vero? Mi ha piazzato la trappola. Perché? È la mia base. Non ha senso questa cosa. Cari amici, il video di oggi termina qua. Non l'avrete probabilmente mai visto sul canale. Avevo detto che dovevo vincere per forza. Ci siamo andati molto vicini, ma siamo stati sfortunati. Forse ingordi, ed è colpa del sushi. Spero che comunque vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel mi piace. Commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina. Noi ci vediamo nei prossimi giorni, in un prossimo video. Qua sta più tutto. Bye. Sapete cosa? Nei commenti potreste scrivermi con che tipo di cibo fare il prossimo video del genere. Però dobbiamo vincere, è obbligatorio.